Pepe. Twitch. Go easy, Twitch. Yo, bitches! Ah, buon inizio settimana. Questa settimana iniziamo prima, avete visto? Siamo carichi, anche se sono tutto raffreddato, tutto freddoloso. E sto odiando il mondo dei Fahrenheit e dei Celsius. Come state? Io volevo mangiare i maccheroni, invece ho mangiato le penne, quindi sto male. Cioè, sto psicologicamente distrutto. Di salute cagionevole, super cagionevole. Super cagionevole, è che sono tipo due settimane che il mio corpicciuino tenta di ammalarsi, ma non ci riesce. Tenta di ammalarsi, quindi continua ad avere mal di gola, raffreddore, e tutti i cazzi e mazzi annessi, ma non mi ammalo. Cioè, facessi due cazzi di giorni di febbre, mi passerebbe tutto, i gradi Celsius.
e starei felice. Invece no, non mi ammalo. Quindi stavo pensando di andare a fare The Chopperman sul balcone. No, brutta idea. Io psicologicamente giù, ma non per il cibo. Oh, so bad. Da quanto tempo streami? 2 anni e mezzo. Fraxtasy, benvenuto. Siamo nella stessa situazione. Che situazione della minchia. Allora, oggi andiamo avanti con Beholder. Poi questa sera andiamo avanti con il nostro mese horror e Lucius. E iniziamo, credo, il titolo nuovo, perché mi avete detto che sono già messo bene con Lucius. Indie per cui, quindi... credo che riusciremo a finirlo questa sera. Ah, and here we are. Ciao Drex, buon dì. Ok, eravamo riusciti a... comunque ti hanno fatto spendere soldi per sto gioco e l'ho pure finito. Bravo, e non ti sei fatto il pollo. Complimenti, Nino. No, 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 dillo pure ad alta voce. Dillo pure ad alta voce. Ciao Mikiz, ciao a tutti quanti. Buongiorno e grazie per essere qui anche in anticipo. Thank you, thank you, thank you. Ciao Fudo. Quindi anche stasera inizi prima? No, teoricamente ho iniziato prima perché forse devo staccare prima. Devo staccare una mezz'oretta prima, oggi. E no, stasera normale alle 9. Ma eri così bravo anche un anno e mezzo fa. No, facevo cagare prima. Oh! Minchia, è vero che c'è il tipo con... nostri cittadini riceve tutto ciò che gli serve. È vero, è vero. Allora, fermi, minchia, è vero che abbiamo lo spam di sto tipo col megafono. Madonna mia, eravamo nel punto fastidioso. Eravamo nel punto fastidioso. Ok, mi giro una sigaretta e affronto il tipo col megafono. Mica che spam, avevo il volume alto, ma mi ha stunnato. No, comunque dicevo, stasera iniziamo normalissimi alle 9. Normalissimi, è stata un'eccezione oggi pomeriggio perché... dopo forse ho da fare, ripeto, sto aspettando un messaggio, non so ancora se devo fare o non devo fare. Neanche capace ad ammalarmi, incredibile. Neanche capace ad ammalarmi, faccio cagare. L'hai fatto, Mavallucci, è piaciuto? Cosa ti rolli? Una sigaretta normalissima, ciao Alex. Ti vai a prostituire? Johnny, ormai... che devi fare? No, a fine mese bisogna arrivare. Mi ha detto che la prima volta c'è l'incentivo. Ma la droga fatta in casa col giochino di Marta? Allora, ve lo dico stasera, regà. Perché gli do ancora del tempo, però a quanto pare esperimento totalmente fallito. Non ho capito perché io ho seguito le istruzioni alla perfezione, credo. Tranne che ho fatto i 60 gradi dell'acqua ad occhio, cioè cazzo ne so io se l'acqua era precisa a 60 gradi, ma non credo che chimicamente parlando cambiasse qualcosa in quel giochino. Eppure i cristalli non si sono creati. Oggi arriverà a casa da scuola, sarà tristissima e mi dovrò inventare una storia sugli alieni che hanno sciolto... non lo so, ci penserò dopo. La felice, priva di preoccupazioni, sapone, zucchero, pane e attestati di apprezzamento. Ricordate, Ariel Johnson. I nostri avversari tramano di continuo contro di noi. Fortunatamente, okay. Il nostro grande leader disperde con grazia le ondate di terrore che i nostri infidi nemici scagliano. Allora, abbiamo pochi soldi. Stato. Tuttavia, dovete restare vigili. Tenete d'occhio Ariel Johnson, avete un alloggio per la durata del suo ciclo, ok. E segnalate qualunque... bella Casar. Non lasciate che l'imperialismo aggressivo metta in ombra il nostro, okay, lavoro e il nostro valore per contrattaccare le aggressioni ostili e difendere, okay, il secondo che avevo il volume mio in cuffia troppo alto. Grazie Caser per i 2 mesi, love you so much. Allora, ho affittato l'appartamento al tipo. Ora devo unicamente riuscire a sabotare sta macchina. Ci hanno rubato i cristalli. Ah, fai conoscere, parla della macchina. Quanto riguarda la macchina, cosa vuole sapere? Trova solo un modo per cambiare impostazione. 500 punti autorità. Chiedi di cambiare impostazione. Minchia, lo trovo da solo. Minchia, 5.000. Da solo? Va bene, dopo tutto non funziona, penso di poterglielo dire. Ah! Aspetti che io me ne vada. I civili non devono avvicinarsi all'unità di propaganda finché ci sono io qui. Secondo, usando un cacciavite, rimuovo il pannello protettivo. Trovi una frequenza desiderata. 191.6 era. Qualcuno se lo ricorda, regà? Io devo solo regolare il volume. Per finire inserisco il codice. La data di nascita del nostro grande leader. Altri paesi sono... porca troia. Ognuno dei nostri cittadini riceve tutto ciò che gli serve per condurre una vita felice. Allora, ricattiamo i due tipi che hanno fatto... sapone,
zucchero, pane e attestati di apprezzamento. Ricordate, i nostri avversari. Allora, lettera di ricatto, chi è che era? Di noi. Fortunatamente il nostro grande leader disperde con grazia le ondate di terrore. Allora, Albert Mank contro il nostro grande stato. Appartamento è muto. Appartamento 3. Mi sto ricattando un muto. Che legge. Vabbè, ma che schifo. È la cosa più diseducativa che io abbia mai fatto. Metta in ombra il nostro lavoro e il nostro valore per contrattaccare le aggressioni. Povero Cristo, Johnny, I'm sorry. A vivere come desideriamo. Eroena. Lungo il nostro cammino e dimostreremo che le persone e il partito Apartamento sono 5. Una cosa sola. Il nostro grande leader è la mente, l'onore e la coscienza dello Stato. 654 in prosperità. 12 vivete settembre. Il miglior paese del mondo. Altri paesi sono gelosi di voi. Ognuno dei nostri allora, cittadini riceve e io come lo recupero? Per condurre una vita felice e prima allora, il cacciavite mi serve? Vabbè, devo aspettare Merchant, credo. Ciao, Fire. Scopri quando finisce il turno. Bene, mi svegliamo ancora nell'alcol. Mi porti una bottiglia di rum e sarò felice di tornare in casa. Madonna mia, quanto hard. Non può passare il volume, troviamo un accordo. Non è... Allora, dobbiamo trovare la data di nascita del leader di questi, che non ho la minima idea di come fare. Dobbiamo trovare un cacciavite. E... buon lavoro, Raven, e buona giornata. Ci vediamo più tardi. Have a nice day! Ah, dicevo, cacciavite, data di nascita di Peppiniello lì, dobbiamo pure portargli una bottiglia di rum... Aston Pasticomane. Di continuo contro di noi. Fortunatamente... Altri enti, fai conoscenza. Oddio, il muto. Lei è muto. Annuisce. Ma non sordo? Scuote la testa. Beh, di solito a questo punto quindi con gli inquilini di farmi sapere se hanno bisogno di qualcosa. Ma nel suo caso non saprei nemmeno come fare, Albert. Perché questo è il suo nome, no? Buona giornata. Il nostro grande leader disperde con grazia le ondate. Ok, lui è parzialmente muto. I nostri infidi nemici scagliano contro il nostro grande stato. Tuttavia, dovete restare vigili. Tenete d'occhio ciò che vi circonda. Fate attenzione ai sabotatori e segnalate qualunque trasgressione. E io come non lo recupero? Devo telefonare, secondo me. In ombra il nostro lavoro e il nostro valore per contrattaccare le bello, dietor. Ostili e di... compongo un numero. Questo qua che numero è? Vabbè, chiamiamolo. Ah no no no. Quello è quello del game over, è vero. Come desideriamo, procederemo lungo il nostro cammino e dimostreremo. Big money. Raga, ma non so come fare. Sono una cosa sola. Il nostro grande leader è la mente. Mi porterà una bottiglia di rum. Che possa vivere a lungo. Questo è nuovo? Sono Carlo l'amministratore in attesa di partire per il fronte. Sei un volontario, sì signore. Dice altro. Vivete nel miglior paese del mondo e gli altri paesi sono gelosi di voi. Ognuno dei nostri cittadini riceve tutto. Ma è la voce della rotina, sì. Una vita felice e priva di preoccupazioni. Sapone, zucchero, pane e attestati di apprezzamento. No. Ricordate, i nostri avversari tramano. Ecco il merchant. Di noi. E la bottiglia di alcol l'abbiamo data alla buttana alla buttana del dottore, raga. Il nostro grande stato. Tuttavia, dovete restare vigili. Tenete d'occhio ciò che vi circonda. Fate attenzione ai sabotatori. L'abbiamo data a lui, ma era alcol. Questo vuole proprio il rum. Non lasciate che l'imperialismo aggressivo metta in ombra il nostro lavoro e il nostro valore. Adesso vado alla merchant, dai, ce l'ha sicuramente lui. Per difendere il nostro diritto a vivere come desideriamo, procederemo lungo il nostro cammino e dimostreremo che le... No, dimostreremo che le... Zitto, rum, minchia, $800, va bene. Il nostro grande leader è la mente. Libretto, il nostro amato leader. Dello Stato, che 1500. A lungo e in prosperità. Cacciavite. Vivete. Vabbè, merchant ha tutto. Ok. Il nostro amato leader, una vita straordinaria, un libro entusiasmante di vita del grande leader. Sapone, zucchero, pane e attestati di ma non... Mica, sta suonando il telefono, neanche lo sento. Di continuo contro sto di noi. Stronzo col megafono. Il nostro grande leader disperde con grazia. Rispondi. Carson, di nuovo io, Denton. Abbiamo saputo che c'è un certo che vive nel tuo condominio, sì. Generale in pensione, credo che debba tenere delle conferenze all'università. Ho sentito dire che hai in programma di tenere un discorso allo stadio. Se non mi sbaglio è solo una copertura. Quell'uomo dovrebbe essere un generale specializzato nella repressione di manifestazioni pacifiche. What the hell? Lo conosciamo da tempo come il macellaio di Aglo. Minchia. Due anni fa praticamente ha annegato la città di Aglo nel sangue.
Più di 600 persone morirono e diverse migliaia rimasero ferite. Agnese è stata una piccola città e dopo questa operazione in pratica ha cessato di esistere. La piazza principale della fabbrica di orologi fu chiusa. Adesso è solo un'altra città fantasma. E non è un caso isolato. Mi lasci indovinare, vuole che trovi qualcosa che confermi la sua teoria. Esattamente. Tra le altre cose, il macellaio ha diretto l'operazione militare Tucano. Ed è stato premiato per questo. Di che operazione si tratta? È stato un vero bagno di sangue, pure quello. 400 reclute contro dei carri armati. Prima sono stati privati delle loro menti, poi del loro futuro. Ora non sono altro che pezzi di carne. Scusa, non è facile per me controllare le emozioni. Mio nipote è morto lì. Le mie condoglianze. Trovo qualcosa che dimostri che ha preso parte all'operazione. Chiamami se è lui. Le ondate di terrore che i nostri infidi nemici scagliano contro il nostro grande stato. Allora. Tuttavia, dovete restare vigili. Tenete d'occhio ciò che vi circonda. Ma no, è un... Ma Kuyasha, è un audio. È un audio quello della... Del tipo qui. Allora, abbiamo... Cazzo, la frequenza, regà. Qualcuno se la ricorda? L'abbiamo trovata l'altro giorno. 161.9, 191.6. Io credo fosse 191.6. Eccola qua, stavo congelando con questo vento. L'ho portato in room. Cosa fai on adesso? Da quanto sei on? 101.9. Ciao. Bravo Calex che non segui social. Complimenti. Bravo. Bella Gladiator, buon pomeriggio. Non è un soldato a cambiare una battaglia, va bene. Beh, io vado, ok. Ai sabotatori e segnalate qualunque trasgressione. Non lasciate che come faccio ora? Aggressivo metta in ombra il nostro lavoro e il nostro valore. Per contrattaccare le aggressioni ostili e difendere il nostro diritto a vivere come desideriamo. Ancora il telefono. Lungo il nostro cammino e dimostreremo. Ah no, apri il pannello. Il partito sono una cosa sola. Selezionare il codice corretto. È la mente, l'onore e la coscienza dello Stato che possa vivere a lungo e in prosperità. Vivete nel miglior paese del mondo. Come lo leggo il libro? Io ho comprato il libro ma non so come leggerlo. Tieni un incarico. Ministro dell'Onore, Alessandro Carl, devi far traslocare prima possibile Ingamena, una famosa nel tuo condominio. Ok, esegui. Buon fatto. Per condurre una vita felice e prima. Però aspetta. Ho 48 ore. Pane e attestati di apprezzamento. Ricordate, i nostri avversari tramano di continuo contro di noi. Fortunatamente il nostro grande leader disperde con grazia. Metà mobile propaganda 786. I infidi nemici scagliano contro il nostro grande stato. E non ho modo. Tenete d'occhio. Stiamo parlando con qualcuno. Attenzione ai sabotatori e segnalate qualunque trasgressione. Parla della guerra, media, parla del lavoro nella biblioteca. Piace il suo lavoro assolutamente. Cosa potrebbe mai esserci? Bla bla bla. Lei ha figli? No, non ho figli. Attenzione, non lasciate che l'imperialismo aggressivo. Che se ci sono, parla della guerra. Vuoi andare a fronte? Sì. Perché di principio vuoi difendere la tua nazione o vuoi diventare un eroe? L'unica cosa che voglio è uccidere la gente, minchia. Senza dover pagare le conseguenze, la guerra è la cosa migliore che sia mai stata inventata. Al diavolo mio padre, ho fatto in modo che non finisse nella lista di coscrizione. Ma ho risolto da solo questo problema. Minchia, ammazzato padre? Non hai paura di farti ammazzare? Avrei l'equipaggiamento e le armi migliori, ci penserebbe mio padre. No, non l'ha ammazzato. Nel peggiore dei casi userò uno scudo umano. What the hell? Il nostro lavoro e il nostro valore per contrattaccare le aggressioni ostili. Ah, è sempre lui, cazzo. E difendere il nostro diritto a vivere come desideriamo. Procederemo lungo il nostro cammino. Bella, Stalker. Ma la schedule, regà, ma seguite sti social. L'ho detto oggi, inizio un pelo prima. Siamo a conoscenza della mente dei cittadini a proposito del sistema di trasporto pubblico. Il viceministero dei trasporti ha affermato che il trasporto pubblico è uno dei fattori chiavi che determinano l'efficienza del nostro lavoro. Il rendimento di ciascun impiegato del ministero è soddisfacente. Il viceministro ha inoltre dichiarato che le lamentele insensate e infondate fanno perdere del tempo prezioso che potrebbe essere impiegato lavorando e d'ora in avanti saranno considerati atti di sabotaggio. È ben noto come l'istituzione sanitaria dei problemi di funzionari che rendono l'apparato burocratico così ingombrante da compromettere il funzionamento. Inoltre i bus cittadini sono vecchi decine di anni e in tutto questo tempo agli autisti non è mai stato dato un aumento di stipendi. È impossibile dare a qualcuno da qualunque parte quando si viaggia su un catorcio, bla bla bla. No. Questa è la lettera del figlio. E questa è quella delle... Dove lo trovo, regà? Dimostreremo che le persone e il partito sono. Vabbè, lo metto a pera, vediamo cosa succede. Grande leader è la mente, l'onore e la
coscienza dello Stato, che possa vivere a lungo. 11.564, errato. Vivete nel miglior paese del mondo. E gli ok, beccato, a caso. Di voi. Ognuno dei nostri 101.9. Cittadini. La guerra impera e gli invasori hanno circondato il nostro paese. Ok. Eppure il nostro grande leader non sta facendo niente oltre a cercare traditori nel mondo. Ottiene le prove che confermano il generale, ma ce l'hai da Glow. Lo Stato ci somministra costantemente della falsa propaganda, sostenendo che la patria è in pericolo. E i mass media controllati dal partito chiedono agli operai e ai contadini eroi di guerra. Trovare spie fra i loro familiari. Appartamento 1. No, alla loro costante oppressione. Centinaia di migliaia di lavoratori hanno risposto alla nostra okay, chiamata. Ok, in casa non c'è go stalkerare. L'arrivo di un nuovo domani. Il nostro paese sta cadendo a pezzi e la nostra gente muore di fame. Il nostro motto è il vostro squillo. Dimmi che non torna a casa. Radunate tutte le forze per combattere. Stammi lontano. La tirannia del figa, c'è la pistola. Grande leader. Unitevi al movimento verso un nuovo domani. Fate sentire è lui. La voce della libertà in tutto il paese. Cazzo sì. Cittadini, la guerra impera. Dai. E gli invasori hanno circondato. Chiamo Carlo, sono l'amministratore. Ariel Johnson, generale in pensione, sono qui per rinvigorire lo spirito patriottico dei nostri giovani. Quanto rimarrà qui? Terrò numerosi discorsi e conferenze, poi ripartirò per continuare ad educare le masse. La mia missione è ispirare lealtà per il nostro grande Stato e per le idee del nostro amato leader. Se arrivo è un grande onore per me. Il mio discorso conclusivo per i nostri giovani studenti si darà allo stadio. Venga anche lei con i suoi figli. Abbiamo un nuovo programma di reclutamento, dalla scuola al campo di battaglia. È un progetto che si propone di trasformare rapidamente i nostri ragazzi in veri uomini. Dato il nostro paese, eppure il nostro grande leader non sta facendo niente oltre a cercare Johnny, devi uscire. Nel tentativo di mantenere il potere. Lo Stato ci somministra costantemente della falsa propaganda, devi uscire. Sostenendo che la patria è in pericolo e i mass media controllati dal partito chiedono agli operai e ai contadini di trovare spie fra i loro familiari. È tempo di dire no. Dai, esci da sta casa. Centinaia di migliaia di lavoratori hanno risposto alla telefono chiamata, stanno aiutando la rivoluzione telefono di un nuovo domani. Il nostro paese sta cadendo a pezzi. Che succede Carla? Nei presidi del tuo stato è stato perpetrato un attacco a un'unità mobile di propaganda. Il tecnico se n'è andato in eresia e l'eresia antigovernativa viene trasmessa a tutto volume. Il tuo compito principale è mantenere l'ordine. Sei multato. Sì, e la nostra gente muore di minchia fame. 3000. Il nostro motto è il vostro squillo di tromba. Radunate tutte le forze per cioè, colpa mia. Il vero nemico, la tirannia del cosiddetto grande leader. Unite. Minchia, guardate come fanno DPS. L'ha rotto a calci, ma è fortissimo. Cioè, le guardie sono OP. Oh, però ci siamo tolti dai coglioni l'inquinamento acustico. Good. Abbiamo 32 ore per trovare casa quella, va bene? Dai, devi uscire. Dai che si è alzato, come on, ferra di balla. Ma non veramente non esci? Ma vai a fare... Oh! ...27 ore. Minchia, $500 di caviale gli devo pagare pure a sto stronzo, hai capito? Hai capito? Un album filatelico, what the hell is un album filatelico? Ma il muto è stato appena al telefono con qualcuno. Vabbè. Già è un gioco, dai, su. Magari un falso muto. Prima faceva... può fare anche al telefono. Medaglia. Le cravatte blu sono diventate illegali. Woot, me l'ero persa questa. No, 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 non rubo l'arma. Questo devo solo scoprire se è immischiato con la roba là. Credo che basti perquisire, eccola qua. No, non era la macchina fotografica, shit. Scacchi, allora abbiamo un botto di info su di lui. Ne abbiamo anche un altro nuovo nell'appartamento. Allora abbiamo un nuovo che è il muto al 3. Che è in casa, che se adesso esci una capatina ce la faccio, almeno mi vendo le info.
Bevanda del regina. Minchia, quanto mi costa questo? Aspetta, va. Questo meglio togliercelo dai coglioni prima possibile. Allora, appartamento 1. Rigi profilo. Johnson. Uomo, vive solo. Propagandista. 2, 3, 4, 5, 6. Allora, io direi di ricattarlo per due cose e infamarlo per un'altra. Allora, ricattiamo sicuramente per la lettura, che non è gravissimo. 60-54 del 12. E lui, John, qualcosa? Sì? E direi di ricattarlo... Non so se la pistola può servire per quella storia là. Un ricatto per la cravatta? Io non ricatterei un generale dello Stato. E invece noi lo ricattiamo. Direttiva 53 dell'11. E invece noi lo ricattiamo. Iniziamo prima, finiamo dopo, è ovvio. Con tanta danto ne digli al generale, ok. Allora aspetta, prima trovo l'appartamento per questo. Madre e figlia vorrebbero affittare un appartamento spazioso, prevedono di stabilirsi per un lungo periodo di tempo. Ok. Che è quella dello Stato. Compone un numero, chiama Denton. È Johnson che ha cercato, ha trovato una medaglia che ha ricevuto per partecipare all'operazione. Dannato macellaio. Chiedertelo non è facile, Karma. Devi aiutarci a sbarazzarci di quel mostro. Ma è impazzito? Carla, ma gli estremi... Ce lo devo ammazzare? Non si fermerà, continuerà a fare ciò che gli riesce meglio. Sbarazzarsi di quelli che la pensano diversamente da lui. Secondo i manuali metodologici, i nostri processi, i suoi metodi sono già diventati scienza. E tutto ciò viene fatto contro i cittadini innocenti, studenti, sono dei bambini, Carla. Immagino lei abbia ragione, ma un omicidio? Non si può fare una frittata senza rompere qualche uovo. Deve morire. Così non potrò più fare discorsi di studenti. È un mostro. Mi aiuterai? Minchia, regà. Ciao, Revo. Non lo so. Ucciderlo... Accetta sempre il DPS. È un mostro, d'accordo. Non ho idea, Nelawin. Ciao, Cavuna. Non siamo come lui, non siamo mostri. Bravo, rifiuta. No, un omicidio è troppo, è impensabile. Piace sentirlo, Carla, dovremmo ricorrere ad altri mezzi. Ma non credo ti piacerebbe se tuo figlio fosse mandato in guerra e tornasse in una bara? E se lo faccio arrestare io? Scrivi un rapporto. Ha una pistola. Harold Johnson, appartamento 1. '84. Però lavora per lo Stato, non lo so come va a finire sta roba. Dati errati? Gli ufficiali militari di altro non rientrano nel tuo campo di responsabilità. Porca troia. Porca troia, non possiamo neanche infamarlo lui. No, lo ricatto anche per questo. Beh, multa $100, sti cazzi, quella è niente. Che
Questo cosa mi vende? Vino, jeans, biglietti per la crociera, narcotico. Non saprei. Quando hanno detto di Hall of Night, minchia. Non lo so. Non lo so. Dovevi ammazzarlo e... vediamo come si evolve la situazione. Il muto è uscito di casa, non ho visto. Ma è sempre in casa! No, parliamo con la tipa. Niente, non mi vuole parlare. Beh, non lo so, vediamo cosa mi dicono. Minchia, c'è sempre qualcuno in casa lì, oh. Il muto camperone. Dai che esce. Bravo, Johnny. Ma comprando questo gioco, sì, ho fatto un sacco di finiti, cosa che sono riuscito ad uccidere lui in due modi diversi una volta... Il figlio invece di Marta. No, bravissima Ele. Ora niente missioni, no. Ma solo detto che dovevo tenere la famiglia lì. E per il momento non ho missioni, quindi deve succedere qualcosa. Mi succederà col passare dei giorni. E secondo me tutto gira intorno a lui, eh. Minchia, quanta roba. Hai capito il muto? Zitto. Avete capito? Il muto, zitto. Vabbè. Ma quante prove? Cioè, il più grande delinquente del mondo, il muto. Perché devo prendere il disco? Ah, vediamo dentro qui. Moglie e figlio come stanno? Sembra bene. Ma infatti secondo me non è muto. Ciao Zirkania. Potrebbe essere un furbacchione anche perché ci sente. Perché vale mille... baby. Mamma mia. Allora, scriviamo il suo profilo. Appartamento 1, 2, 3. Appartamento 3. Scriviamo un profilo. Si chiama Menke. Ok, vive solo. Professione muto. Senza impiego. Vive solo, senza impiego, uomo. 6, 7. Minchia, 2008. Ah, vediamo per cosa ricattarlo. Sicuramente per la lettura. Sicuramente lo ricattiamo per la lettura, che non è una roba gravissima. Lo ricattiamo. Cos'è questo? Per i money. Fatto profilo nell'appartamento 1? Ho sbagliato? Profilo rifiutato. Cazzo. Redigi un profilo. Menke. Appartamento 3. E che cazzo. Grazie. Uomo. Vive solo. Shit. Senza impiego. Telefono, veloce. Un gestionale più o meno, sì. Ministero, ok. Carcere, un allarme con codice aranzione in città. Potrebbe essere un ordine esplosivo nel tuo stabile. Woot, Marco con i 17. Thank you so much. Thank you.
Un ordigno esplosivo nel tuo stabile. Rispeziona l'edificio e parla con i tuoi inquilini immediatamente. Non parlare del pericolo. Dobbiamo evitare che si diffonda il panico. Cioè, hai capito? C'è una bomba nello stabile. 24 ore. Vabbè, possiamo aspettare a infamare il tipo allora. Cosa c'è, Carla? Parla della salute di Marta, parla di Patrick? No. Chiedi cosa sospetta nel condominio. Hai visto qualcosa di sospetto oggi? Tutti qui dentro sono sospetti, lei incluso. Lei ama il nostro grande leader? Ma certo, nessuno ama il nostro grande leader. Tanto quanto me, lo immaginavo, buona giornata. Questo mi sta pisciando nella caldaia, cosa sta facendo? No, non ho visto nulla, perché mi dovrei assicurarmi che il condominio sia tutto ok. In tal caso lascerò che si occupi del suo lavoro. Ancora una volta non ho visto nulla di sospetto. Ciao Ale. Questa missione è meravigliosa. Allora, un attentato al porto, va bene. Queste sono sempre le lezioni. Non è che lui tipo mi vende metal detector, cazzata. No, la speranza è sempre l'ultima a morire. Beh, sto cazzo di libro che ho comprato lo rivendo, che ho sbagliato a comprarlo. Qua c'è il tipo, svegliamolo. Vabbè, busso e parlo con tutti, oh. Ma come vola il tempo. Parla della guerra che sospette. Sì, cosa? Ho visto sua moglie che baciava uno sconosciuto. Pezzo di merda. Capito, simpaticone? Parla del piano per assassinarlo. Parla del paese, parla della guerra. Ok, a lui posso dire del piano per assassinarlo. Bella Tosco. Che potremmo farlo visto che abbiamo rifiutato di ucciderlo? Parla della telefonata. Lei non è muto, posso dimostrarlo? Sono stufo di lei, Carla. Non sono muto, ma ho i miei motivi per non parlare. Ah. Scopri la verità. 500 punti, va bene. Mi parli di lei, mi dica la verità. Sono sicuro di potermi fidare di lei, ma immagino di non avere scelta. Il mio vero nome è in effetti Albert Meinck. E sono qui su incarico dello Stato. Quale Stato? Valverde. Cosa? Siamo in guerra con Valverde da 40 anni. Sono qui per porre fine a questa guerra, Carla. In che modo pensa di fingere di essere muto? In che modo pensa che fingere di essere muto sarà d'aiuto? Vede, Carla, entrambi gli schieramenti in questa guerra vogliono che gli scontri continuino per potersi arricchire sempre di più. Ma non mi interrompa, nessuno si ricorda nemmeno perché questa guerra è iniziata. Ma crea posti di lavoro nelle fabbriche e nelle miniere. Assicura che gli oppositori vengano inviati al fronte e sepolti lì. Fire con i 19! 19 mesi che mi sopporti, vero? E ce ne saranno molti altri, visto che i due anni si avvicinano sempre di più e non ho intenzione di fermarli. Di fermarmi, love you, Fire, grazie, grazie mille. Guari, guari, guari per Picutin. L'unico modo per porre fine ad ottenere un vantaggio assoluto. Sto parlando della bomba atomica, Carla. What? Che bomba è? Bene, lei non sa nemmeno di cosa sta parlando, ma il suo paese ce l'ha. Ma invece di minacciare di usarla e porre così fine alla guerra, il suo governo preferisce stare zitto e continuare a mandare la gente a morire. Bella Clo. Ciao, Pinguino. Se decisero davvero noi, potremmo porre fine a questa insensata violenza nel giro di una giornata. Ma che cazzo? Sganciando la bomba su di noi? Utilizzarla fuori questione, Carl, distruggerebbe tutto. E non è quello di cui abbiamo bisogno. Ingegnere Wallner sta cercando un appartamento in questo distretto. Lui ha accesso ai progetti, è per questo che sono qui, Carl. Lo faccio alloggiare nel suo condominio e mi porti i progetti. Fuori di segno, mi dovrei rinunciare immediatamente all'autorità. La bomba permetterà di mettere fine alla guerra. Crede forse che questo massacro si fermerà da solo? 40 anni, sono 40 anni che mandano i nostri figli a macello. Non sarebbe meglio produrre pentole e vestiti invece che polvere a sparo, proiettili e bare? Mi ha quasi convinto, regà. Ciao Lucia, buondì. Non so cosa dire.
Mi aiuterà? Oh cazzo, devo già dirglielo. Allora, secondo me, regà, non lo so. Io lo aiuto. D'accordo, mi prometto che la bomba non verrà usata. È bello, giuro sulla mia vita. Lei sta per fare qualcosa di straordinario. Eh già. Chiedi cose sospette. Ha visto qualcosa di sospetto? Ha chiesto alla persona giusta. La pianta di viale è piena di mozziconi. Ma vaffanculo, qualcuno ruba la posta. La porta del frigo non si vuole aprire. I vicini hanno iniziato a fare rumore. Qualcuno parlava al telefono maledicendo il suo capo. Devo continuare? No, grazie. Sono Rowena. Finalmente ho trovato un appartamento non distante dal nostro stabilimento. Lavoro alla catena di montaggio. Un mestiere stancante, bla bla. Spero le piace stare qui. L'antincendio dell'appartamento funziona? Funziona benissimo. Controllo regolarmente i rilevatori. Perché me lo chiede? Lavoro allo stabilimento e mi piace sempre i meccanismi. Se dovessi sentire l'odore di saldatura nel mio appartamento, non si preoccupi, è normale. Grazie per avermelo detto. Cose sospette? No, ma anch'io ho una domanda da fare. Mi dispiacerebbe che questo weekend montassi delle... smontassi una delle lavatrici? Perché? C'è una che fa un rumore strano, come se qualcuno avesse cercato di lavare una sveglia. What? Ma ho dato qualcosa di sospetto oggi, non ho visto nulla. Perché? Mi dovrei assicurarmi che sia tutto ok. Non ho visto nulla di sospetto, va bene. Fammi vedere se le lavatrici. It's just a clock, bro. Qui non c'è nulla. Però non mi ha fatto rispondere, cioè non gli ho detto sì. Oh cazzo. Ordine esplosivo. Ma un timer 16 secondi, prendila. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Componi un numero. Riaggancia. A ricerca di un ingegnere. Devo trovare un ingegnere nel condominio. Oh cazzo. E niente, proviamo a disarmarla. Che cazzo. Esamina. Ordine esplosivo. Questa bomba è composta da un timer, 6 circuiti chiusi e 6 candelotti di dinamite. Il tipo qui dalla guerra, oh, magari la sa disattivare. Parla di piano della conversazione, parla della guerra, no. Ah, potevo segnalare la bomba? Ah, fanculo, mica l'avevo vista. Pronto? Ho trovato la bomba, che devo fare? Mantieni la gamba, mi hai inviato gli artificieri della patria. Saranno lì tra qualche ora, non toccare l'ordigno. Siamo che non abbiamo qualche ora a disposizione, il timer sta ticchettando, dovremo evacuare lo stabile. Farti prendere la panico, cane, non procedere all'evacuazione, sorprendiamo gli altri distretti. Devi esaminare l'ordigno per capire di che modello di bomba si tratta. Abbiamo inviato le istruzioni per il disinnesco di ciascun tipo di ordigno. Controlla la cassetta delle lettere. Porca puttana, è diventato Keep Talking and Nobody Explodes. Ok, allora... ma per disinnescare... ti fotto io, faccio lo screen. Faccio lo screen. Saea. Ah. Ok, allora. Via, 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 via. Esamina. Ordine esplosivo. Questo è un 6 circuiti... chiusi e 6 candelotti di dinamite. Un timer se... ma non mi aiuta la cosa. Spero che il tempo qui sia fermo. Pensa, invece che Dio non ha mai disinnescato una bomba. Ah, richiamali, mi danno più info.
Componi un numero in forma di stesso tipo di ordigno. Vorrei niente a che fare con uno di questi tre tipi di ordigno. Timer con orologio alla polso, 6 circuiti chiusi, carica con 6 candelotti. Timer con sveglia, circuito chiuso, no. Era la prima. Qual era? MGB53. Allora, MGB53, che cazzo dobbiamo fare? Ok, questa. Rosso, verde, nero, viola. Spero. Disinnesca. Rosso, verde, nero, blu. Bomba disinnescata! Vabbè, forse era blu, uguale. Ok, li chiamo e gli dico che ho disinnescato la bomba. No, anzi, non ancora. No. Allora. Devo far traslocare l'ingegnere. Devo chiccare qualcuno per prendere l'ingegnere. E l'unico che posso chiccare credo che sia il medico. No, forse potevo infamare la tipa del primo piano. No. Il quinto. Dovrei togliermi dei coglioni lei che non mi serve a niente. Ah no, anche la bibliotecaria. Dai, ci togliamo Margaret. Appartamento 4. Zauer, appartamento 4. Il libro. Ma è una povera operaia. E che ci devi fare, Johnny? 6054 del 12. Via. Ci serve l'appartamento, raga. Tanto dobbiamo ricattare il mutuo per il sale. Menake, appartamento 3. E ci facciamo un po' di money con lui. 6056 del 14 e 1 per la Coca-Cola. Appartamento 3. Sessanta 48 del 6 settembre. Minchia, massa ricatti a questo. Che cazzo è sta roba? Devi bere roba gasata. Che vita di merda, oh. 6044. Sì, lo chiamo ancora il muto anche se non è muto, Johnny. Capito anch'io che non è muto. E c'è i soldi di importazione. Però non lo facciamo arrestare perché la sequestra la voglio andare a mandare avanti. 6043 del 3 settembre. Che quanti soldi qua. Ok, l'appartamento della vecchia lo affittiamo a sto cazzo di ingegnere. Ingegnere, guardate, questa famiglia vuole affittare un appartamento vicino alla fabbrica. Vorrebbe essere vicino al mare. Va bene, quindi sono in due, quindi già è buono. Sì, ma la sua bomba non era in lavatrice. Non è detto che fosse sua, oh. Mica è detto che fosse sua la bomba. Perché doveva essere sua? Rispondi, fai rapporto al ministero, ministero dell'onore, hai completato l'incarico con successo, il compagno Johnson sta bene. Prima il rimborso saranno accreditati, ok. Ah, e se ne va lui. Ho chiccato la vecchia per niente. Ho chiccato la vecchia per niente, raga. I'm sorry. Chi è che manca? Loro non li ho stalkerati, mi sa, ancora. Ma è sempre in casa.
Effettivamente il tipo della bomba mi sta odiando ora. Il muto, dici? Dovrebbe essere lui. Beh, mi sta odiando perché lo sto ricattando fino al midollo. Parla dei progetti. Mi ripete che... No, vedi. Bastian Wallner, ok. Devo pigliare questi progetti ora. Cioè, il ministero non mi deve stare addosso. C'è tua chiamata privata. Accidenti a te, Carla. Quel mostro se l'è cavata con la tua inazione. Sei contento adesso? È solo questione di tempo prima che altra gente innocente venga uccisa. Vabbè, quello era il tipo che si è incazzato che non l'ho ucciso. Ma sta signorina? Buongiorno, bella signora. Non ci parla con me? Hello? Ciao, spione. Clara Jack non esiste più, ora sono... Oddio! Oddio, ma è lei! Ora sono Clara Wallner e non ti perdonerò per il nostro ultimo incontro. The bitch is back! Ti rendi conto che sono finita in prigione per colpa tua? Come hai fatto a uscire? Uno dopo l'altro, prima il secondino, poi l'organizzazione dei turni di guardia, poi il distretto del carcere, poi il direttore del carcere. Tutti rapiti, se li è bombati tutti. Se li è bombati tutti, puttana. Non ho parole. E io non ho parole per esprimere quanto mi disgusti. Facile virtù, achievement unlocked. No, da vedere, intanto se qui posso prendere qualcuno, non so chi siano, igiene e cortesia garantite, se io vorrebbe affittare un appartamento per un viaggio di lavoro in città, di stare il prima possibile, va bene? È lui lo scienziato? Sì, Basil Warner, fai conoscenza. Ce ne conoscerla, vedo che il condominio è in buone mani. Parla del meteo. Secondo le ultime previsioni avremo giornate di sole nel prossimo futuro, la cosa non mi preoccupa. Passo quasi tutto il tempo al lavoro. Morta qui. Mancano solo 2000 view ai 3 milioni. Zaea. Ci siamo, regà. Ma che cazzo è questo? Babbo Natale, regà. Babbo Natale mi dà una quest. Chi è lei? Posso aiutare? Mi chiamo Carsten, sono amministratore di questo condominio. Bella Yosho, sono Jeanne Hearn, leader del movimento per il lavoro delle donne. Il nostro primo obiettivo è quello di liberare le donne dalla schiavitù in cucina. Il nostro motto è: ogni donna deve avere un posto ad un macchinario e scarpe di vernice per ballare. È pronta a dare il contributo alla libertà e alla felicità di ogni donna nel nostro paese? Quanto costa la libertà delle donne? 5.000. Vabbè. Va bene. La ringrazio in nome di tutte le donne, la registrerò nel libro bianco. Jeanne, è sicuro che una donna sarebbe più felice davanti a un macchinario piuttosto che nella propria cucina? Senza dubbio, Carla. Il progresso avanza e noi con lui. Al giorno d'oggi le donne sono perfette sostitute degli uomini. Come no, dovrebbe sposarsi, signorina. Sono stata sposata, Carla. Cucinavo, lavavo e pulivo. E cosa pensa che facesse mio marito? Niente! Inoltre allevava galli da combattimento in casa che cagavano ovunque potessero. Non è rivoluzionario. Sì, vabbè, l'emancipazione delle donne. Galli da combattimento, quanto ci guadagna? Ah, gli uomini, l'unica cosa che vi interessa è il denaro. Ma non è vero. Where's my money, bitch? Cosa sta? Ma non è vero. Where's my money, bitch? Ma ho detto che non è vero. Where's my money, bitch? Abbiamo delle interferenze. Però sì, ha fatto un sacco di soldi perché era il migliore nel giro. Ma quei combattenti sono illegali e lui, per farsi beffa della legge, ha chiamato il suo campione saggio leader. Sebbene non abbia mai perso un combattimento, è una mancanza di rispetto nei confronti del nostro grande leader. Che nome per un gallo, tra l'altro. Potrebbero arrestarci da un momento all'altro. Se l'ho dato il leader, ho lasciato mio marito al momento giusto e ho trovato la felicità in un macchinario della fabbrica. Caspita, una storia che fa gelare il sangue.
Allora, stalkeriamo qua il tipo dei progetti. Ah, Yosho. No, ma hanno scritto shitteroni. Praise the Polo, ciao Aru. Oh, dove era manoscritto? Blam 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 blam. Riproduzioni, passaporto. Cannocchiale. Come sono i progetti? Libro. In effetti sento uno strano fruscio sotto l'audio. È il gioco per caso? Eh sì. No, come on. Sta puttana. Che ci fai qui? Scusate, vattene. Se ne vado immediatamente, ok. No, credo che sia il gioco. Sì. È perché piove, regà. Vedete che sta piovendo qua. Dia Marta che le arance esistono. Ok, questo è il solito. E cosa c'è di nuovo? Niente. Ciao Juan, si chiama Beholder. È un gestionale, diciamo. Uno strategico gestionale. Molto bello. Dai Pepiniella, devi uscire. Il rapporto di completamento è quello al ministero, ok. Devo aspettare che Bastian Wallen finisca i progetti, poi potrò prenderli. Ah, non li ha finiti. Cazzo, ma esce lei, entra lui. Vabbè, mi vendo le poche info che ho per ora. Appartamento 4. Aspetto a vendere le info, me lo ricatto per ora. Pesce, pesce, pesce. Madonna, quanto devi srotellare per fare sta roba, che odio. 50, 8 settembre. Appartamento, abbiamo detto, non mi ricordo. Oh baby. 4. Bastian Wallner, appartamento 4, recatta. E vabbè, allora, visto che devo attendere, intanto mandiamo avanti la quest principale. Poni un numero, segnala disarmo della bomba. Esiste innescata la bomba? Yes! Bel lavoro, Carla. Hai salvato i nostri cittadini e la proprietà dello Stato. Ti sei guadagnato una ricompensa. Thank you. Carsini, questa è la notifica ufficiale di imminente valutazione del tuo operato. Tra 5 giorni un esaminatore arriverà nel tuo stabile per prelevare i tuoi appunti e documenti. E quali saranno i risultati della valutazione? Se eccedi il numero di violazioni consentite per... Verrai licenziato. Sarai inoltre arrestato per sabotaggio. In caso contrario, se non hai violazione come essere entro il limite consentito, non verrai licenziato. Dai, che bastardata, veramente. E io che ne so di qual è il numero consentito. C'è una chiamata privata. Carl Stein, sì, chi parla? Sei riuscito a disinnescare la bomba. Ma ciò va contro i nostri piani. Se non vuoi che accada di nuovo, fa come ti diciamo. Andate al diavolo, non farò saltare in aria un condominio pieno di gente. Non ci porta i tuoi inquilini. A parte una. Elimina Inga Birkenfeld. La prossima volta ci saranno 10 bombe invece di una. Vabbè. Perché cosa avete contro di lei? Se questo può servire a bloccare ciò che resta della tua coscienza, allora va bene, ascolta. Quella stronza è l'esperta di chimica responsabile dell'esperimento segreto condotto al Ministero del Controllo. Al momento stanno creando un gas che inibisce le ghiandole del tentorio e danneggia la corteccia cerebrale prefrontale. È una nuova arma? Sì, è un'arma. Ma non è quello che pensi tu. Il gas trasforma le persone in pupazzi obbedienti. Non provano paura e non si pongono dilemmi morali.
Ciao Edo, ciao Maca. Quindi verrà usato contro i propri simili, trasformando le future generazioni in perfetti soldati lavoratori? Il refill deve essere fermata. Come? Se un uomo intelligente ti inventerà qualcosa. E ricorda, Car, se fallisce la prossima bomba esploderà nel tuo appartamento. E ma cazzo. Valutazione in arrivo. Devo prepararmi per la valutazione. Non è che devo fare qualcosa, regà. Cioè, non è che ho modo tipo di nascondere le prove, che delle cose che ho rubato, eccetera, eccetera. Bastian Wallner. Appartamento 4. E dai. Uomo. Vive con Clara. Ingegnere capo. Vendere la roba rubata aiuterebbe. Boh. Ma non ho roba rubata. No, le ho comprate queste cose. Forse è meglio vendere la mela. Forse è meglio vendere la mela appena posso. Scoprire cosa ha bisogno. Devo fare una richiesta delicata, anzi intima. Lei si occupa della sorveglianza del condominio. Potrebbe, per così dire, tenere d'occhio mia moglie. Perché? È solo che non sono uno sciocco, Carlo. So perfettamente che lei è sprecata con uno come me. Io sono solo un ingegnere a salario fisso e non sono nemmeno tanto attraente, ma lei è così bella ed intelligente. Intelligente, beh, sì, in un certo senso. Passo la maggior parte del mio tempo al lavoro e vorrei lasciarla da sola. Ha uno solo di ammiratori. Potrebbe tenerla d'occhio? Vuole che scopra se sua moglie la tradisce, giusto? O se mi è fedele? Prego, prego sia così. Ci penserò. Grazie, Carlo, sono debitore. Sono qui per una questione delicata. Ha scoperto qualcosa? Menti. Allora, possiamo sputtanarla senza info? O stalkerarla e vedere se fa qualcosa? E se non gli ha passato niente, spezza il cuore. Vedi, lui dice non posso lavorare, cioè vuol dire che finché non fixiamo sta roba lui non fa i progetti. Perché mi dà le mail nuove quando in realtà non c'è nulla? Parla mio marito. Chi è suo marito? Un cervellone, lavora come capo ingegnere da qualche parte, in fabbrica o su un vaporetto. Cosa si occupa? Chiedilo tu stesso. Accusa di infedeltà. Clara, so che lei tradisce suo marito. Che assurdità, puoi provarlo? No. Non dice il suo istinto. Il tuo istinto. Ok, dobbiamo seguirla. Dobbiamo seguirla. Beh, adesso c'è in casa lui, dubito. Andiamo. Sì, dai, vendo la mela al merchant per sicurezza. Anche il cacciavite, non si sa mai. Bla 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 bla. Allora, e se lei. Ma se non pensa che sono io, tradisca. Mi ha ordinato di uccidere Inga Birkenfeld. Devo aspettare finisca i progetti. Ciao Zirconia, dopo. Buona giornata. Anche se non ho capito se abbiamo uno scopo ultimo oppure. No, 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 finisce, Sibo. Dov'è la moglie? Dove cazzo è finita, raga? Non ho visto dove è andata. Ciao, Rock. Raga, cosa facciamo? Dobbiamo uccidere un cristiano. Perché ha detto che sennò la prossima volta la bomba è in casa nostra. Chi è Inga?
Appartamento 6, l'uomo? Laboratorio di ricerca? Non lo so, sta facendo fare delle cose stronze il gioco, non so come comportarmi, vabbè. Cioè, non vorrei ucciderlo, però... E la fai sparire arrestandola. Però non è uccidere. Magari a quel punto si incazzano. Anche perché, scusami, come faccio a ucciderla? E uccidila, Gianni, come la uccido? Fammi seguire lei intanto. Mad Browser con i 9 mesi. Welcome, welcome back e grazie mille. Guardala, guardala che adesso va in lavanderia. Guardala. Gliele vedo le ginocchiere, c'è da su. Cosa fai in lavanderia, sta troietta? Veramente? What? Bastian se ne sta andando? Dove va? No, sta andando a lavoro. Ma se ne sta andando via, regà. Perché la valigia starà andando a lavoro, spero. Strano però, quando hanno la valigetta se ne vanno per sempre. Devo vedere se lei in casa c'è qualcosa per il tradimento. Oh, il pesce illegale, ma che cazzo se ne frega del pesce illegale? Questa roba l'abbiamo già vista. Modellino scacchi. Sta tornando lo stronzo, dai. Cazzo, cazzo. Via, 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 via. Mamma mia, il pelo. E lei fa i cuoricini, mo. Vuole bere. Magari deve leggere il diario col cuore. Non posso leggere gli oggetti. Ah, a meno che mi rubo il diario e glielo do. No, ma me lo segnalerebbe, dai, per come è fatto il gioco me lo segnalerebbe. Ama le belle arti, è di natura romantica, beve caffè, beve alcol e gli piace il pesce. I don't know. Ore. Che palle, ogni volta che vengo a casa di questi. Le prove, che prove posso raccogliere? Ah, sicuramente non se la fa col muto. Non c'è un uomo in giro in sta cazzo di casa che vive solo? Ma potrebbe essere lui? Qui ci vive una donna, mi pare. Io volgare, ma dove? Sento che gli piace il pesce. Niente, ma se sei sullo stream da 2 giorni, cosa ne sai di come facevo prima?
Bene, LSK. No, lei volendo posso farla restare in due modi. Shit, pom pom pom. I'm sorry. Che ci fa lei qui? Scusate, vattene. Abbiamo fatto un'infrazione. E fra 90 ore vengono a controllarci. Regà, sono stuccato. Allora, bastiamo uno e pensa che sua moglie lo tradisca. Mi ha chiesto di tenerla d'occhio. Ok. Lo sconosciuto mi ha ordinato di uccidere Inga Birkenfeld. Mi ero perso, non è il bagno qui. Ah. Niente, guarda che ogni volta che tento di entrare in sta cazzo di casa, fai conoscenza. Vogliono ucciderla. Sono persone che la vogliono morta. Hanno messo una bomba nell'edificio, ma sono riuscito a disinnescarla. Bravo, LSK. Sapevo che era una conoscenza del gas, ma non credevo che la mia vita fosse in pericolo. O che lo fosse quella di mia figlia. Mi parli di quel gas? Beh, non c'è più motivo di nasconderlo ora. Produciamo un gas che libera i nostri pazienti dalla paura e dalla necessità di prendere decisioni. Libera i nostri pazienti dalla paura e dalla necessità di prendere decisioni. Pazienti dalla paura e dalla necessità di prendere decisioni. Che intende dire? Come posso spiegare? È complicato. Qual è la principale differenza fra i pazzi, o per meglio dire gli eroi, e la gente comune? Non conoscono la paura, il loro sistema nervoso funziona in modo diverso. I segnali entrano nella corteccia cerebrale in maniera differente rispetto al nostro cervello. O per meglio dire, rispetto al suo cervello. Non so come spiegarglielo, devo usare termini davvero complicati. Mi sta dando dello stupido, io sono uno scienziato. Ma mi credo, possiamo liberare anche la gente comune dalla paura. La vita non cambierà, ma nessuno avrà più paura. Non sarebbe un vero paradiso in terra? Parla seriamente. Assolutamente, queste emozioni non fanno altro che impedire alla gente di lavorare e di fare il proprio dovere. Cosa hai intenzione di fare ora? Ovviamente di trasferirmi ed ero pronto a farlo, ma non potrò partire prima della prossima estate. Mi aiuterebbe a fuggire Carla, finché rimarrò qui, lei continuerà ad avere problemi. Oh cazzo. Mi ha chiesto di aiutarla ad abbandonare il paese. Vabbè, però, regà, è pazza, cioè. Come la uccidiamo? Minchia, veramente che condominio, regà. E io che mi lamentavo del mio. Mi vede che progetti si tratta e progetti... Ah no, questo qui è il muto. Carl... Che pensi di passarla? Farò tutto il possibile. Temo che tu abbia già fatto tutto il possibile o quasi. L'ispezione rivelerà tutte le violazioni, qualora ve ne siano. Sicuro di aver fatto. Di aver dato alla patria al 100%. Non so cosa dire. L'ispezione è inevitabile e non si può far nulla. Quindi vada come deve andare. Ma è troppo tardi per cambiare il tuo destino. Il destino del nostro meraviglioso paese, Carl. Che stai insinuando? Non sto insinuando niente. Vedi, il fatto è che lo Stato non commette errori, ma le persone sì. Ed è solo perché l'uomo è una povera creatura inclina a passioni, emozioni e debolezze, mentre lo Stato è una macchina che punta solo al bene pubblico. Anche se devo tenerlo con la forza. Nel Merchant non ha niente per omicidio non volontario, una sveglia a forma di pollo che fa kaboom. Aveva il sonnifero? Dal momento che persone comuni hanno come me hanno il controllo, possiamo perdonare molte cose ai fedeli servitori del popolo. Non sei sicuro di essere stato l'impiegato perfetto o pensi di aver commesso qualche errore? Dai un solido contributo ai bisogni della nostra grande patria, otterrai una seconda possibilità. Porca troia! Minchia, 60.000, anche 40.000 è troppo. Cos'è salvati? A rate no, eh?
comode rate da 4.000 al mese. Col 20% ti do 48, facciamo 50, 22 e siamo felici entrambi. In un anno. Io ho fatto 60.000, ma se fai altro vedo finali alternativi. Ah, ma quindi vuol dire che è il finale poi questo? Spero di vederti nelle manette. Ma il problema è che non so. Non so cosa ho fatto di male io. Cioè, cos'è che ho fatto di male per lo Stato? E soprattutto lo Stato come fa a saperlo? Non saprei quello. Vabbè, tentiamo di bancare un po' di soldi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Tanto qui devo aspettare che la tipa faccia un errore, credo, per sgamarla. No, non so un cazzo dell'appartamento 1. Prima di fare i rapporti. Penso di sì, ho fatto con la stessa. Ma sei curioso di vedere cosa succede se non paghi. Hai capito? Tu dici, ah, io la mia run l'ho fatta bene, che se la tua va a buttare, cazzi tuoi. Brava, complimenti. No, no, no. Grazie del supporto. Profilo, allora. Appartamento 2. Appartamento 2, senza impiego. Rotar. Cos'è, un uomo o una donna? Spero che sia un uomo. Ok, ricattiamolo. Appartamento 2. Il libro. Dov'è? Più su. Ti dico che. Ok. 60-54. Settembre. E via. Profilo. Appartamento 3. Sappiamo poca roba, però vabbè. Oh. Due spicci qua, due spicci là. Uomo, vive solo, senza impiego. Lettera di ricatto, appartamento 3. E Nike. Libro. 60-54 del 12 settembre. Ah, profilo. No, non sbagliare, Johnny. Tempo fa tic tac. Bastian Wallner. Lei dovrei riuscire a fare qualche soldo. Uomo, vive con Clara. Ingegnere capo. Quindi Clara Wallner. Questo appartamento è 4. 34, donna. Vive con Bastian, professione butana. Lei butana sicuramente. Lettera di ricatto. Secondo me lei se la ricatto, magari troieggia. Potremmo provare questa carta. La ricattiamo sia per il pesce che per la lettura. Cazzo. Lettera di ricatto. Clara Warner 4. 60-50 dell'8. Ok. Ricatto. Clara Warner 4. 60-54 del 12. Ho fatto anche un po' di soldi, quindi vediamo. Ho fatto tutti? Dobbiamo stalkerare quelli del primo.
quelli del primo piano non conosciamo. Donny, con i 2 mesi, il mese più importante, love you. Love you, love you, love you, grazie mille e welcome back. Ma vediamo se lui mi vende qualcosa di utile per commettere un omicidio. E no, raga, non un barattolo di sonniferi. Una mela, vino. Arsenico. Praticamente diverse persone sono vittime di questa frazione fragrante. Ma il problema è che sono in 2 in sta casa. Metti che ammazzo la figlia? Porca troia, va a finire che ammazzo la figlia, raga, già lo so io, guarda. Ammazzo una bambina innocente. ...68 ore per i tipi. Vabbè, questi sono gli anonimi? Cioè, non hanno nulla? Niente. Planisfero. C'ho solo una info su di loro. Mai possibile, non è mai successo? Porca troia! Ciao i gatti! Shit! Mi ha pure sgamato. Qui c'è la tipa che dorme, non si può fare niente. Qual è lo scopo? Devi gestire al meglio una palazzina e riuscire a capire quando farti corrompere, quando fare cose illegali, eccetera eccetera. Dovremmo arrivarci a 40.000 però, ragazzi, perché 2 ricatti ancora ce li ho da fare. Io direi che paghiamo, perché secondo me se arrivano mi licenziano. Anche lui avevo da ricattare per il pesce, ok. Quindi Walner, sempre appartamento 4. ...60-50... ...dell'8... ...e secondo me ne ho anche un altro, perché prima qualcuno leggeva... ...eccola qua... ...sta stronza che mi ha appena sgamato... ...sta stronza, Drayman... ...appartamento 1... ...così impari, puttana, a leggere... ...ah, leggi, eh... ...60-54... ...del 12... Piace leggere, stronza. Anche tu, Petrak, perché altrimenti poi rimango senza money. Petrak, appartamento. Ho sbagliato persona? No, non credo. È però per far veloce, può essere, eh? 60-54 del 12. Come è finito l'altro giorno con la figlia e la scuola del figlio? Entrambi mandati, la figlia è stata tra virgolette salvata, il figlio sta andando a scuola. Cioè, anzi no, il figlio non sta andando a scuola, il figlio l'abbiamo mandato in vacanza con l'amorosa, è super innamorato, deve fare scopazza. A che servono i 40k? Perché tra 55 ore vengono a farmi un controllo e scoprono se io ho fatto cazzate. Ma come faccio a farglielo prendere? Io gli ho messo l'arsenico nel letto. Porca troia, ma che sfiga! Ah, non posso più pagare perché ho rifiutato?
Ah, è vero, non ho detto. Porca troia. Beh, in caso ricarichiamo, tanto era un paio di giorni fa. Vorrei capire. Allora, lei dice: voglio una tazza di caffè? E se lo prepara qui? Scusatemi, come faccio a dargli il veleno? Ah, prova a parlarci e vedi se ti fa dare qualcosa di avvelenato. Infatti, secondo me non glielo devo lasciare lì. Glielo devo dare. Cioè, non prendono le cose che gli metti in casa loro. Ah, questa è la figlia. Parla del lavoro della madre. Sai cosa fa tua madre? Sì, cura dei superuomini. Tutto per la gloria del nostro grande leader. Mettila contro la madre. Sai che tua madre aiuta i nemici dello Stato? Non può essere. Ha delle prove? Sì. Sei così patriottica, perché possiede la valuta straniera? L'ho trovata nel vostro appartamento. Non ci credo. È stato lei a metterla lì. Vabbè, 1000 punti autorità, va bene. Tua madre fa il doppio gioco. Ha ragione, da un po' che non professa il suo amore per il nostro grande leader. La pagherà per questo. Viva il leader! Vuoi che la ammazza la figlia? Che suo marito, bla bla bla. Accusa di infedeltà. Puoi provarlo o no? Io devo beccare questa che lo cornifica, ma non ho idea di come. Cioè, o che vado da lui e mento. Cioè, o che vado da lui e mento, le dico, invento qualcosa. Oppure me la bombo io. Guarda che si è incazzata. Sta andando a cercare la madre. Vedi, in casa non c'è nulla. Batman. Vedi se vi piacciono. Look at this, in the street. Pia, guarda che si piglia pure le mazzate la figlia. Allora, rispondi al telefono, chiamata privata. Carl Stein, ottimo lavoro, un piacere fare affari con lei. Credo che il denaro ti aiuterebbe a dimenticare l'accaduto. Ha dato 5.000. Ministero dell'Ordine, c'è giunta voce che Inga è morta. Sappiamo che è stato un incidente, ma non significa che tu possa trascurare il tuo dovere. Dobbiamo sapere di più sui nostri cittadini per prevenire tali evenienze. Questo mattino dovrei fornirci 5 profili dei tuoi inquilini prima possibile. Che burgeria è mai questa? Glielo ho già mandati. Allora, George Cosa, appartamento 1, uomo. Non vive da solo? Vive con Krista. Vive con Krista. Allora, uno. Buono. Due. Donna vive con George Coso. Gioielliera. Due. Cazzo. 3, Rowena. Appartamento 6, 5. Donna.
Vive sola. Operaia. Non è mai stato soggetto, fanno un altro? No, giusto, 1, 2, 3 ne ho fatti. Uno, due, tre. Allora mi mancano. Ho fatto 1, 2, 3. Quindi appartamento 2, 3, 4. Posso affittare 6? Shit. Dai, dimmi che il 3 non è in casa. Porca troia. E devo uscire qualcuno dai suoi appartamenti. Come la seconda non hai messo, puoi fare un altro profilo? Dopo guardo appena torno giù. E ma allora in casa non ho più cose. Cioè... cioè gliel'ho appena guardata la casa questi. Ti odiano tutti, nessuno vuole traslocare da me. Perché? Nessuno vuole giocare con me. Dai, dammene uno nuovo. Please. Cazzo. Sai che forse prima questo non lo sono bevuto? The Tilly! Con i 2 mesi, il mese più importante, più pollo per tutti. Love you, love you, grazie per il supporto e welcome back. No? Ciao Dark, buon dì. La sedia mi sono bevuto? Adesso guardo. Dai, che sfiga! No, sicura, mi sa che l'ho vista, eh. Sì, quella col manoscritto. Questo è appena uscito. E Zephyr con i 3 si schiude e diventa polloso. Thank you, thank you, thank you Gianni, grazie per il supporto. Dai, 2 cazzo di profili devo fare. Ok, sale. Ma sta roba qui sono robe illegali, non conta per il profilo. Porca porca. Porca porca porca. È mister illegalità il mutuo, eh. Cioè ogni volta che vengo qua dentro un delirio di roba. Cioè il mutuo è una fonte interminabile di denaro. No, non ha nulla. Dang. Allora, profilo. No, ho fatto tutto di tutti. I miei figli non li posso profilare. Porca. Bella wasabi. O che faccio arrestare qualcuno? Però non mi arrivano inquilini nuovi, quindi no. E devo aspettare che facciano tipo un'iconcina verde. È l'unica. Beh, non ho tempo, eh. Cioè, non c'è il tempo limite, quindi... dobbiamo pensare al tradimento. La patria non perdonerà, qual è? Devo aspettare che Massimo finisca i progetti. Però per far... dobbiamo fare sta roba delle corna. Andiamo a parlare con Bastian. La insulto e via. Bella God, parla di infedeltà della moglie. Menti. Non c'è niente da scoprire, sua moglie è un angelo. Che sollievo. Dovremmo festeggiare. C'è un altro favore che vorrei chiedere. Per favore prenda questi documenti importanti e li conservi in un posto sicuro. Non ho una cassaforte dove tenerli, pure di perderli. Verrò a prenderli fra un paio di giorni. Lei è l'unica persona di cui mi posso fidare in questo condominio, a parte la mia Clara, ovviamente.
Progetti segreti per le armi nucleari. Minchia. E glieli diamo al muto. Che mi sembra un bravo ragazzo. Mi sembra proprio un bravo ragazzo lui. Io direi che devi metterti in regola. Gianni, non posso più. Gli ho detto no, ho sbagliato. Dovevo dirgli prendo tempo e pagavo. Non avrei mai pensato di riuscire a fare 20k velocemente. Se volete poter contare su di lei, ecco i documenti per lei e la sua famiglia. Nel caso diceste di emigrare, l'unica cosa che dovete fare è incollare le vostre foto sui riquadri vuoti. Buona fortuna e ricordi, una volta arrivato alla frontiera non si metta a correre, le guardie le sguinzaglieranno dietro i loro cani. Valverde le debitrice. Oh, fermi tutti. Cosa c'è, Carl? Parla nell'estraneo, scopri di cosa hai bisogno. Ah, minchia, qui è la bomba. Parla della valutazione, parla della valutazione. Mi è stata notificata una valutazione imminente. Ho paura, Carla. Neanche io sono entusiasta, ma chissà cosa potrebbe succedere. Mi operano sempre incarichi impossibili. Ho dovuto infrangere più di una regola. Che dovremmo fare? Mi inventerò qualcosa. Parla dell'estraneo. Perché non sono in casa? Ah, ma vaffanculo, questa era una triggerare prima. Ora fai arrestare l'ingegnere, così devi ridargli i documenti. Parla di Inga, inquietante. Affrancamento mi sorprende con il modo di crescere un figlio. Patriottismo è importante, ma avere i propri figli lo è di più. Come sta Marta? Tua figlia non molla mai, proprio come te. Adesso sta molto meglio, ok? Patrick, sono felice che sia partito, bla bla bla. E non... come faccio ad andarmene? Cioè, ora abbiamo i documenti... Passaporto senza alcuna informazione con uno spazio per la foto. Ma giocare con me non ora, parlare di pari, parlare della salute. Ho 19 ore, raga. Ho 19 ore per falsificare questi documenti. No. Le foto. Come recupero delle foto? Ok, devo comprare tipo una macchina fotografica dal... Qui non ci viene più nessuno. Qui ne manco. E quando chiamo il numero sul giornale mi dice sei pronto a finire il gioco. Cioè se io chiamo sto numero qui... Confermi di aver completato il gioco? Stasera finiamo Lucius? Sì. E poi iniziamo già il titolo nuovo. Bella Maya. Finirà malissimo, regà. Finirà malissimo. Panico, paura. No, i profili non li posso fare. Perché ormai ho stalkerato tutti. Nella 1 ci sono andato, non mi ricordo. Ma la moglie ormai non mi serve più, tanto mi servivano i progetti, si attaccassero al cazzo loro. Ah, prova a parlare con mia moglie, ci ho provato. Dai, blam blam blam. Lascia perdere Vulcan, ve lo dico stasera. Che devo ancora aspettare, magari si deve passare ancora più tempo. Boh, al momento non ha funzionato l'esperimento, purtroppo. Parla della valutazione, se combinando qualcosa se ti arrestano mi inventerò qualcosa. Non mi dice nulla. Ciao Barba. ...12 ore... Ci vengono a prendere, ragazzi, ci vengono a prendere. Non voglio che prendano Marta. Lasciate starci. Credo che da qui non puoi più fare nulla. Effettivamente avevamo i soldi per scappare. Ho sbagliato a dargli quella risposta.
Vediamo, andiamo avanti col tempo e vediamo cosa succede. Vediamo se vende una macchina fotografica lui. Nostro amato leader. Libri. No. Prova a cercare delle foto in casa. Dici che magari sono poppate ora? Cinque ore. Lettera. No, Izzy, non mi è arrivato l'alert. Perdonami, Johnny. Come stai? Mi sa che non hai triggerato l'alert, papà niente. Non c'era il contrabbandiere a cui chiedere le foto? No? Non mi pare? Non ricordo, però l'abbiamo fatto l'altro giorno. Dai, togliti dai coglioni! Due ore, raga. Non mi posso chiudere in bagno, aspettare che se ne vadano? Libro, racconti delle bimbe. Un'ora! Porca puttana, perché una pistola? Perché cazzo una pistola? Volevano fottermi. Telefono. Castain, ecco il risultato della tua valutazione. Hai superato la valutazione, non hai ceduto il numero massimo di violazioni, continua a punire il tuo lavoro. Ma come on. Minchia, ragazzi, io ero già pronto tipo a sgozzare vicino, a vendere la figlia, a impiccare qualcuno, mettere una bomba in un appartamento, cioè stavo per fare le peggio cose. Ero pronto a fare qualsiasi cosa, ragazzi. Cioè, e invece tutto ok, è andato, lei è promosso. Ma ricorda, c'è sempre spazio per migliorare. Grazie agli sforzi di centinaia di migliaia di persone come Carl Stein, la macchina dello Stato ha continuato a crescere e a crescere. Il movimento Nuovo Domani è stato distrutto e tutti i suoi membri sono stati arrestati. Alcuni di loro sono morti nelle miniere, gli altri sono morti durante le punizioni o sono stati giustiziati. Le loro deboli voci sono state soffocate da una cacofonia di motti e slogan. La dissidenza era stata sterminata senza pietà e la cittadinanza aveva un'unica mente. Nessun dubbio, nessuna riluttanza, nessuna domanda superflua. Non è forse questa la felicità? Beh... Inaspettatamente, il fatto che entrambe le parti avessero un'ultima razio ebbe l'effetto opposto. Entrambi avevano paura di usarla. Ma la paura che il nemico utilizzasse la mazza nucleare era ancora più forte. Ma c'è scritto manganello atomico. Atomico. Delle operazioni militari. Diversi decenni più tardi fu firmata la pace, non senza riluttanza. Sebbene non immediatamente, entrambi i paesi superarono la conversione economica, ma la ricerca di nemici esterni non terminò mai del tutto. A sto giro è stata domanda, sì. Rimase nel suo appartamento al primo piano con sua moglie e sua figlia, e Anna trovò un lavoro. Era ora, figa.
Penso un muto con le gambe. Anche se la salute cagionevole di Marta restò una fonte di stress per i suoi genitori, avevano abbastanza soldi per pagare le sue cure e la sua risata felice riusciva spesso a rallegrare il loro umore. E allora il good ending. È un peccato che le cose non siano andate diversamente per Patrick. Aspetta. Alla sua famiglia mancava il suo massimalismo giovanile e la sua determinazione ad avere successo. Beh, allora abbiamo fatto ending. Cioè, nel senso, alla fine la famiglia sta bene. Il figlio si è dimenticato di avere un figlio. Esatto, ce ne sbattiamo nel fratello. Cioè, lui non sappiamo, avrà preso qualche malattia facendosi svariate ragazze all'estero. E la bimba sta bene. La guerra è finita. Non è così brutto l'ending. Cosa succedeva se pagavamo 60k, Ele? Ma la voce legge... vabbè, sì. Valutato talmente bene che ti crono... Veramente? Vabbè. Cioè, se paghi 60.000... Sei talmente bravo che ti clonano e muori durante il processo di clonazione. E la guerra continua. Figa. Secondo me invece con 40.000 succede la stessa identica cosa che è successa ora. È un bel gioco. Secondo me è un pelino corto. Un pelino corto. Il problema è quello, perché se calcoliamo le rerun e tutto, in realtà è un gioco che ti spolpi in 2 ore. Se lo sai giocare. Cioè, dovessi fare una rerun, in 2 ore lo faccio. Però sì, fondamentalmente, ma ripeto, ho scoperto che questi giochi qui al pomeriggio ci stanno, sono tranquilli da streamare. Voi magari siete lì, che c'è chi è ancora in ufficio che lavora, c'è chi sta studiando, eccetera, quindi tieni sottofondo. Solo che non avevo fatto la missione della bomba, quindi non so quanto incideva, ok. Ma sai che non so se ho il DLC o no? Non credo di avere il DLC. No? Cioè, ho la beta di Beholder 2 però. Che deve ancora uscire.